Comunque una cosa che devono assolutamente fare, ragazzi, è rimasterizzarlo sto gioco. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo del nuovissimo aggiornamento di Raceroom che è stato rilasciato qualche giorno fa con questa super novità del nuovo force feedback presentato appunto per Raceroom. Allora ragazzi, la prima cosa che ti devo dire è che io ci ho messo un attimino, un po' di tempo a configurare il tutto per cercare di ottimizzare il force feedback e le sensazioni. All'inizio ragazzi è stato veramente complicato perché non sentivo nulla. Nulla assolutamente, sembrava che niente, che non esistesse proprio il volante. Allora sono andato un po' in giro su internet a vedere i consigli, eccetera, i setup. E devo dire la verità, sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che comunque, visto che è stato rivisitato completamente questo force feedback, che rispetto al vecchio hanno tolto tutti quelli che erano gli artefatti della costruzione appunto del force feedback. Questo che è molto più lineare, molto più, come si dice, docile, molto più, come dire, strutturato su, delle informazioni che vengono dalla strada e non qualcosa di inventato. Come potete vedere dalle impostazioni per il mio, DD1, ho preso le raccomandazioni che ci sono sulla destra, quindi 100% per i volanti che hanno capacità di avere un torque superiore a 10 Nm, quindi 100%, linearità, eccetera, eccetera. Quindi ho seguito le istruzioni. Lasciando così di base e seguendo le istruzioni per quanto riguarda l'immersione, come indicano sul forum ufficiale di Raceroom, dicono che l'immersione totale bisognerebbe mettere tutto a zero. Però in realtà uno ha bisogno di avere un po' la sensazione di quello che sta succedendo sulla strada e quindi è consigliatissimo mettere bump amplification almeno al 50%, perché altrimenti è veramente troppo lineare, non lineare, troppo, non si sente nulla e quindi non si apprezza quello che è stato lo sforzo dei diciamo programmatori a rivedere completamente il force feedback. Quindi per una questione personale io sono andato a toccare il bump amplification, poi per sempre una cosa mia personale, mi piace sentire il cambio anche se non si sente nella realtà normalmente, l'ho messo al 10%, sento un piccolo ritorno, e l'engine vibration anche quello normalmente non si sente, ho messo un 5%, ma quello è molto molto personale, è un qualcosa che ho voluto aggiungere io. Tecnicamente dicono di mettere a zero. Io vi consiglio l'immersion, il bump amplification di metterlo almeno al 50%, perché quando si prende un cordolo non si ha sta sensazione e anche altri effetti non si sente. Quindi mi lascia un po' perplesso il fatto che comunque bisogna aggiungere un artefatto a quella che è la base di un force feedback che è stato completamente ripensato. Non è una critica negativa, perché se lo hanno messo uno può andare a correggerlo, però visto quello che sono le presentazioni che fanno sul forum dicendo l'abbiamo rivisto totale, tutti gli artefatti sono stati tolti. Vabbè, comunque, secondo me devono rivedere un attimino. Quindi io consiglio assolutamente di mettere questo bump amplification, la terza volta che ve lo dico, vi sto ripetendo, e di andare a seguire quelle che sono comunque le raccomandazioni che danno su, appunto sulla pagina del force feedback. Detto ciò, per quanto riguarda le impostazioni del podium, ragazzi, quello che bisogna mettere in particolare sono il 100% delle forze e anche il 100% del Game Force Effect Strength, cioè quanto restituisce, e il FEI, quindi il Force Effect Intensity, e l'ho messo al 60%. D'accordo? Questo è quello che bisogna tenere in considerazione. Poi bisogna fare attenzione anche perché il gioco nell'assetto vettura ha la tendenza ad aumentare il vostro moltiplicatore del force feedback. Io qua lo lascio a 1 perché altrimenti diventa veramente troppo, troppo forte. Ho scelto Spa con una FX17 che già vedete come fa tremare, e in alto a sinistra vi ho lasciato l'FFB meter che vi va a vedere se ci sono dei clipping, cioè vuol dire che se arriviamo al limite della linea rossa allora va bene, se andiamo dopo no, perché sono informazioni che si perdono perché si chiede troppo a quello che è la diciamo capacità del volante. Allora andiamo a
regolarci qua. Ho preso spa perché ci sono tutti i tipi di cordoli e poi c'è l'eau rouge, ragazzi, che è spettacolare per quanto riguarda la gestione dei carichi, come curva carica e a vedere dove sono i picchi. Allora, prima cosa che ho notato è che si può regolare e diciamo la forza di attrito che hanno le gomme a terra quando si è fermi, e questa forza si riduce quando si cammina, ovviamente cammino, quindi ho meno forza. Allora, già con il moltiplicatore a 1 devo dire che c'è parecchia forza che è applicata sul volante. Mamma mia. Siamo ancora lontani dalla linea rossa. Però, onestamente, andare a mettere più forza, già sono in difficoltà. Un'altra cosa che è stata aggiunta, molto 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 interessante su Raceroom, è la gestione della frenata progressiva che uno può andarsi a regolare, e questo è importante perché non è standard per tutti, ognuno ha la propria sensibilità. Mamma mia, è durissimo, eh. Sto force feedback. Niente, devo abbassarlo perché, cioè, è inguidabile così. Ecco, già così moltiplicatore a 0,8 fa molto meglio. Quindi dicevo, la sensibilità sulla frenata è molto importante perché ognuno ha un tipo di reattività che è diverso dall'altro. Quindi io qua posso mettere la reattività e la progressione, cioè il rilascio progressivo, più sensibile o meno sensibile in base alle mie capacità. E questo è un aiuto non indifferente, ragazzi, eh. Comunque, andiamo a vedere. Comunque, una cosa che devono assolutamente fare, ragazzi, è rimasterizzarlo sto gioco. Graficamente ha fatto il suo tempo, eh. Andiamo a vedere l'eau rouge. Tenete d'occhio. In alto a sinistra. Vediamo. Tecnicamente potrei andare ancora di più, però vi assicuro che è troppo, troppo forte. Troppo forte. Quindi, secondo me, con questa macchina qua bisognerebbe abbassare probabilmente il fei, metterlo a 60. Infatti, lo faccio subito. Force effect. Molto più guidabile. Probabilmente aumentare il fei. Siamo comunque al limite su dei picchi. Vedi? I picchi ci sono, però qua sono dei picchi, io sono andato proprio fuori pista che non c'entrano nulla. Bisogna vedere in condizioni normali su delle curve a pieno carico. Comunque, questa qua era la FX 17, ragazzi. Io vi invito a cambiare. Cambiamo, anzi, non è che vi invito, cambiamo completamente auto e andiamo a prendere, che ne so, una GT3. Sempre a Spa, vediamo che succede. Ragazzi, in termini di gestione del force feedback, che si riesce ad apprezzare il dettaglio, il bumping, eccetera, il gioco delle sospensioni, però è sempre qualcosa del fatto che ho dovuto aggiungere il 50% della sensazione, perché se lo tolgo non si sente praticamente nulla, si sentono i cordoli, si sente tutto quello che volete, però non... qua intanto lo metto a 1 486. Vediamo.
Non gira sta macchina, ragazzi. Sottosterzo pazzesco. Non so se si vede dalla faccia, però. Cioè, il lavoro che è stato fatto non è male, devo dire la verità, però. Cioè, sembra più. Cioè, più una lotta col volante che altro. Cioè, questa sensazione che dentro c'è sto perno duro che non si riesce a regolare in nessun modo. O se abbassi la forza, abbassi. Non lo so, c'è qualcosa che. È migliorato in qualcosa. Il lavoro è stato. Lo sforzo è stato fatto, però secondo me. Cioè. Non lo so, c'è cioè il 60% delle forze. Boh, non lo so. Allora ragazzi, l'avrete capito, il video si termina qua. E lo faccio in modo inconsueto, ho tagliato delle parti in cui insomma esprimevo in modo poco elegante quello che succedeva in pista con questa Porsche. E non è mio consueto, diciamo, non esprimere fino in fondo quelle che sono le mie esperienze, le mie sensazioni, le mie emozioni che mi trasmette un simulatore, però qui mi sembrava un po' troppo esagerato andare a sfondare un titolo e andare subito a mettere diciamo un voto negativo a quello che è stato un lavoro rifatto da zero per quanto riguarda i programmatori, appunto per Rails Room. Quindi voglio lasciare un po' il tempo di vedere se ci saranno delle migliorie, delle correzioni a quello che è o a non lo so, lo studio di altre persone sull'ottimizzazione per quanto riguarda le configurazioni dei volanti, perché io non ho avuto tempo, vi dico la verità. E non mi va di andare ad entrare in tackle in scivolata da dietro, da cartellino rosso, senza comunque aver dato la possibilità di testare ed analizzare bene quello che è appunto il lavoro sul force feedback. È ovvio che su RaceRoom ci sarebbe tanto da dire. Tante migliorie da fare, lo sappiamo, la prima cosa, e nella intro lo avete visto, sicuramente rimasterizzarlo e passare a un livello di grafica superiore. Bisognerebbe rivedere un po' di fisica su alcune auto. Ci sono tante cose, anche la gestione degli sports, che ormai è una cosa che deve essere integrata da un simulatore. Insomma, ragazzi, sono per il momento abbastanza deluso perché probabilmente non ho preso il tempo per abituarmi a questo nuovo force feedback, probabilmente perché non ho preso il tempo di andare ad ottimizzare quelle che sono le impostazioni. Io mi sono basato solo su quello che è stato appunto le impostazioni suggerite proprio dai programmatori. Quindi termino il video qua dicendo che ragazzi, io prendo un po' di tempo per fare una seconda analisi di quello che sarà eventualmente le correzioni o comunque le impostazioni, come dicevo poc'anzi. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questo video. Non esitate a lasciarmi un commento, ditemi cosa ne pensate e magari se avete suggerimenti per quanto riguarda le impostazioni Podium e RaceRoom. Noi come al solito ci vediamo prestissimo, ragazzi, pollice in su o giù se non siete d'accordo e iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!